Buon pomeriggio, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Cominciamo con la cronaca. Hanno cenato in pizzeria da Nini a San Concordio, poi dopo qualche ora sono tornati per svaligiare l'appartamento dei proprietari che si trova sopra il ristorante. I ladri però non si sono accorti che avevano alle calcagna la polizia che da giorni indagava su una serie di furti messi a segno in abitazioni tra San Concordio e San Filippo. E avevano tranquillamente parcheggiato la stessa auto che era stata vista fuggire nel corso di un recente raid davanti alla stessa pizzeria. Gli agenti li hanno pedinati, attorno alle 23:30 hanno visto che i ladri sono tornati in pizzeria. Uno di loro è rimasto in macchina a fare il palo, mentre gli altri due si sono arrampicati sulla tettoia, sul retro della pizzeria e sono entrati nell'appartamento. A quel punto è scattato il blitz. Gli agenti della mobile, con l'aiuto di quelli della squadra volante guidati da Leonardo Leone, hanno fatto irruzione, sono riusciti a bloccare una persona, mentre altri agenti hanno fermato il palo. Leonard Lucai, 22 anni, albanese residente a Montecatini. In manette è finito anche Denis Baha, 21 anni, anche lui albanese abitante a Borgo Abugiano. Un terzo è riuscito a fuggire, ma è comunque stato identificato. Si tratta di un altro albanese di 22 anni, il cui passaporto è stato ritrovato all'interno dell'auto insieme ad un orologio ritenuto provente di furto e dei calzini che, secondo gli inquirenti, sarebbero serviti come coprascarpe per fare il meno rumore possibile durante le loro incursioni. E ladri in azione anche la profumeria Limoni in via di Tiglio a San Filippo. Alcuni malviventi sono entrati in azione nel cuore della notte, armati di mazze e picconi. Con quelle armi la banda si è accanita contro la vetrata del negozio. Probabilmente una banda improvvisata, poiché una volta rotta la vetrina non sapevano che l'allarme predisposto nel negozio sarebbe entrato in funzione. È bastato quindi che la sirena e i fumogeni di cui è dotato il sistema di allarme entrassero in funzione per farli fuggire. I ladri sono saliti su un furgone bianco, allontanandosi prima dell'arrivo delle guardie giurate e delle volanti della polizia. Dopo 2 giorni di cogestione è scattata l'occupazione anche al liceo scientifico Antonio Valisneri di Lucca. Gli studenti della scuola con il numero di iscritti più alto della provincia hanno deciso di scegliere la strada intrapresa già ieri dall'Istituto d'Arte Passaglia in Piazza Napoleone, dove gli insegnanti hanno trovato le porte sbarrate. Gli studenti protestano contro la riforma della scuola proposta dal governo Renzi e contro il Jobs Act. Il precariato si preparano a partecipare allo sciopero sociale di domani, venerdì, con un corteo che partirà alle 9 da Piazzale Verdi. Al liceo artistico prosegue l'autogestione continuata ieri. In altre scuole della provincia si stanno organizzando cogestioni e assemblee per dibattere dei temi caldi della scuola e decidere la partecipazione alla mobilitazione di massa. Quando eravamo ragazzi noi, insomma, chiudere la scuola ci avrebbe procurato sicuramente come minimo una denuncia, ma i tempi cambiano, per fortuna o purtroppo, non lo so, fate voi. Buone notizie sul fronte parcheggi al San Luca. Il direttore generale della ASL Polimeni ha già trasferito al sindaco la proposta ricevuta dall'associazione che metterebbe a disposizione un'area per il parcheggio a prezzi calmierati. Vediamo. Spunta l'ipotesi di un'area di sosta alternativa a 350 metri dal San Luca. Ne dà notizia il direttore generale della ASL, Joseph Polimeni, che ha ricevuto un'interessante proposta dall'Associazione Provinciale Invalidi Civili e Cittadini Anziani per l'apertura di un parcheggio a tariffe estremamente calmierate. L'area potrebbe ospitare 250 auto con una tariffa simbolica, al massimo 1 euro per tutto il giorno, e sarebbe gestito da una cooperativa sociale. Un progetto che, oltre a offrire alla comunità un'area di sosta vicino all'ospedale, potrà creare un'opportunità di occupazione per persone con disabilità, da inserire appunto nella gestione del parcheggio. Polimeni ne ha parlato con il sindaco, che dovrà adesso valutarne la fattibilità. Questa nuova area di sosta, fa notare lo stesso Polimeni, sarebbe un'opportunità per i cittadini e anche per i dipendenti a vario titolo del concessionario, che si occupano dei servizi non sanitari e di cui la nostra azienda non può farsi carico direttamente e la cui situazione di difficoltà è stata evidenziata anche in questi giorni. L'azienda sanitaria ha cercato di svolgere sempre un ruolo di mediazione per arrivare ad individuare con gli enti competenti e i soggetti interessati ad alcune soluzioni alternative in attesa della realizzazione di un parcheggio gratuito. La proposta dell'associazione, adesso al vaglio del comune, sembra andare proprio in questa direzione.
Sono state aperte le buste di offerta per la procedura di gara svoltasi con il metodo dell'asta pubblica relativa alla cessione della quota azionaria della provincia di Lucca, la quota azionaria di Salt, società Autostrade. Dopo le due procedure di gara andate deserte nel 2013, si è arrivati all'aggiudicazione di quest'oggi, tuttora provvisoria, alla società SIAS SPA di Torino, che acquisterà il 90% del pacchetto azionario in possesso dell'amministrazione provinciale, offrendo in contropartita 4,51 € d'azione per un totale di 14 milioni e 612 mila euro. Dopo la cessione delle azioni alla SAT SPA avvenuta lo scorso luglio, continua quindi positivamente l'operazione di dismissione delle partecipazioni azionarie deliberata dal Consiglio Provinciale nell'agosto del 2012. L'operazione, questa, farà sì che l'ente riesca a rispettare l'obiettivo di finanza pubblica di oltre 14 milioni di euro assegnato alla provincia, ma anche possa procedere con il pagamento di una parte consistente dei debiti vantati dalle imprese per il 2014 e per i quali quest'anno, contrariamente al passato, il governo non ha concesso alcun spazio finanziario. Adesso lo sport, il basket, facciamo il punto sul basket femminile. Dopo la seconda sconfitta consecutiva in Eurolega di Schio, cominciano a prendere forma le preoccupazioni di chi sostiene che il livello del campionato stia progressivamente calando. Marco Baldocchi. Come cambia la vita in Eurolega? Per spiegazioni chiede a Cinio Gumiche. Strepitosa nel bel paese, non è male nelle prime due gare della massima competizione continentale. Di per sé una bocciatura per l'intero campionato italiano, che domenica si appresta a dare i primi responsi. Inizia infatti la seconda parte del girone di andata, che metterà di fronte Ragusa e Schio, non solo le finaliste della scorsa stagione, ma le uniche squadre fin qui a punteggio pieno, oltre al match che definirà la terza forza del torneo al Palatagliate. Che la stella americana, c'è comunque da scommettere che le sue cifre saliranno anche in Eurolega, si fermi a 18 punti e 7 rimbalzi di media, contro i 25 abbondanti più 13 del campionato, sono moneta sonante da spendere per chi sostiene che il livello del nostro basket si stia impoverendo. La famiglia Schio, l'unica formazione iscritta per giocare in Europa, è 0 vinte e 2 perse. Dopo la batosta del Palacampagnola contro Salamanca, terminata con le spagnole avanti di 25 punti, è seguita la sconfitta di Bourges. Risultato più contenuto nelle dimensioni, 79 a 67 il finale, ma esemplificativo del momento difficile. Nella scorsa edizione le Orange avevano sbancato il parquet francese doppiando il successo al ritorno. Sia chiaro, entrambi gli incontri vedevano tutt'altro che favorita Schio. Ma considerando quanto le campionesse d'Italia passeggino in campionato, c'era da attendersi un esito migliore in campo europeo. Chissà che la seconda sconfitta consecutiva non consegni al torneo di casa nostra una Schio più abbordabile. Se lo augura certamente la passa l'acqua Ragusa, ma anche molti tifosi neutrali. A tenere alto il tricolore l'Umana Venezia, che è iscritta alla Lega Adriatica, ha vinto le prime due gare. Segno che la squadra di Liberalotto è attrezzata per affrontare la singola partita, forse meno per il doppio impegno settimanale, visto il secondo tempo fiacco di Napoli. Insomma, ad oggi la scelta di giocarsi solo il campionato pare l'unica percorribile per il 90% delle squadre italiane, senza se e senza ma. L'ultima finale di Eurolega è vecchia 15 anni. L'ultimo successo è addirittura quello della Comense 94-95. Bene, con il punto sul basket femminile è tutto. L'appuntamento con l'informazione torna questa sera a partire dalle 19. Grazie, buon pomeriggio, arrivederci.